Ciao ragazze, ciao ragazzi, nuovo video. Questo video è in collaborazione con la mia amica Veronica, un bacio cara. E in questo video, come avete potuto leggere dal video, vi parleremo dei nostri prodotti beauty preferiti. Allora, incomincio dalla base, ovvero questo primer per occhi della Too Faced, che voi me l'avete visto in più video. Devo dire che è straordinario, penso che lo conoscete, non mi dilungo più di tanto, anche perché è abbastanza conosciuto, quindi non mi sembra il caso, ma comunque anch'io voglio dirvi la mia. È un ottimo prodotto, si stende benissimo, si asciuga rapidamente per poi procedere con l'applicazione degli ombretti e fa durare il make-up agli occhi tutto il giorno fino a sera, da mattina fino a sera. Poi, il secondo prodotto che vi faccio vedere di make-up è questo eyeliner della Kiko. Appunto, che anche questo, come vedete ogni video, sono prodotti che comunque vi cito, vi faccio vedere in ogni tutorial. Poi, sempre per quanto riguarda il trucco, vi faccio vedere il matitone, questo qua doppio della Kiko, in modo particolare nel colore avorio che io utilizzo per illuminare sotto la lacca da sopraccigliare. E la matita sempre della Kiko per le sopracciglia, come vedete mi sta anche quasi per terminare. E questa è la numero 04, anch'essa me la vedete sempre citare. Poi passiamo al beauty. Allora, prima di tutto vi faccio vedere le salviettine struccanti, queste qua della Wycon, che sono fantastiche, sono perfette per struccare in modo particolare gli occhi, anche i prodotti waterproof. Mi sono trovata benissimo, mi sto trovando benissimo, è ancora abbastanza pienotto, ha un profumo straordinario e strucca benissimo. Poi, un altro prodotto che io acqua stavo dicendo che io uso per struccarmi è l'acqua micellare, ovvero questa della Venus, la quale io la utilizzo dopo il schizzato anche un po' dopo aver passato la salviettina per finire di pulire più in profondità, utilizzo questa sia sugli occhi che sul viso e poi sciacquo il tutto ed è straordinario, io ve lo straconsiglio. È un prodotto che oltre a struccare igienizza anche tutto il viso, quindi vi ritrovate a fine struccaggio, diciamo così, una pelle pulita, molto pulita. Poi, sempre per quanto riguarda struccare i prodotti per occhi, per struccare gli occhi, vi parlo di questo dell'Oreal. Io questo sono anni, questo prodotto sono anni che lo compro e lo ricompro ogni qualvolta che mi finisce, anche perché questo mi dà la possibilità di struccare sia gli occhi che le labbra. È un prodotto che va agitato e quindi prende un subcolore perché è a base oleosa, però questo rispetto ai prodotti della Essence secondo me sono molto molto buoni rispetto a quelli della Essence che ho provato e mi sono trovata davvero malissimo. Poi, sempre per quanto riguarda i prodotti per struccarsi, ovvero per la pulizia del viso, vi faccio vedere questo prodotto della Kiko, come vedete anche quasi ben terminato. Questo io già l'avevo usato una volta, mi sono trovata bene e invece di acquistare altri prodotti che abbia lo stesso, che faccia la stessa tipologia di pulizia, ho ricomprato questo
perché comunque mi sono trovata bene e ve lo straconsiglio. Questo è un prodotto schiumogeno, infatti prima di applicarlo va agitato, vedete, diventa come una schiumetta, ha l'erogatore a pompetta, il quale vi permette di dare una o due spruzzate sulla mano e devo dire che per quanto riguarda la pulizia del viso, la mattina è un ottimo prodotto e credo proprio di riacquistarlo sempre. Poi per quanto riguarda le creme io ve ne faccio vedere due, ovvero una per il giorno e una per la sera. Allora, vi faccio vedere quella per il giorno. Questa qua è quella di Alona Schecter, che io vi ho fatto il video della collaborazione e vi metto comunque giù nell'info box se per caso ve lo siete perso, ed è appunto questo prodotto qui. Allora, vediamo se lo riesco a aprire perché ho il braccio un po' che non va in questo periodo. E vedete, è un prodotto buono, ottimo. Però diciamo che per quanto riguarda l'estate, il periodo estivo, quindi fa molto caldo, la mia pelle soffoca con questo tipo di crema. Però è un'ottima crema, io comunque la sto continuando ad utilizzare, magari in piccole dosi rispetto a quando siamo in inverno, perché comunque bene o male tutte le creme danno una certa difficoltà al viso di respirare, perché poi comunque andiamo a mettere tutto il make-up e quindi ci ritroviamo col viso che ci suda. Poi invece per quanto riguarda quello per la notte, che io sto utilizzando tantissimo tutte le sere, è questa della Clinians, che io avevo anche quella da giorno, che infatti ho finito e vedrete nei prodotti finiti. Questa è quella intensa notte. Io ho comprato questi prodotti della Clinians perché avevo delle problematiche sul viso e quindi utilizzando questi prodotti mi sono spariti. E allora sono felice e sto continuando ad utilizzare. Come vedete, anche questa sta quasi per, penso anche un altro mesetto ce la faccio. Perché poi comunque ci vuole talmente poco prodotto perché altrimenti andate comunque a soffocare la pelle. Però questa rispetto all'altra è molto più leggera. Ultimo prodotto di cui vi parlo è questa crema per capelli che è la Fito7. Io questa la utilizzo sia quando faccio lo shampoo dopo la messa in piega, ovvero quando i capelli sono asciutti, che durante i giorni della settimana prima di uscire. E questo si presenta in questo modo ed è un ottimo prodotto che io vi straconsiglio. Ragazze, io con questo è tutto. Io spero di esservi stata utile. Ringrazio Veronica perché ogni mese facciamo questa collaborazione, ne sono davvero felice. Ti mando un bacione, come al solito vi metto tutti i riferimenti sotto nell'info box e noi ci vediamo come al solito al prossimo video. Ciao!